prossimo intervento Francesca Donato facoltà presidente Murphy complimenti commissario L'ECA ha emesso nuovamente un giudizio negativo sulla gestione del bilancio da parte della Commissione europea nel 2021 ravvisando un'alta percentuale di errore in diversi capitoli di spesa specificamente individuati. Fra questi le operazioni condotte in regime di gestione diretta tramite l'ESI in cui la Commissione ha accordato i pagamenti ai produttori dei vaccini anti-Covid pur nel mancato rispetto delle condizioni finanziarie dell'accordo preliminare. Ivi rilevando altresì debolezze nell'appalto di servizi forniture. L'ECA ha raccomandato quindi alla Commissione di garantire il rispetto da parte dei produttori di vaccini dei termini degli accordi preliminari di acquisto. La Corte ha poi rimarcato il rischio per il bilancio europeo derivante dai finanziamenti e prestiti all'Ucraina, ad alto rischio di trasformarsi in passività, raccomandando l'adozione di provvedimenti tesi a ridurre gli impegni finanziari in atto e mitigare il rischio di insolvenza dell'Ucraina. Ma sinora la Commissione ha totalmente disatteso queste raccomandazioni espide, esponendo il bilancio UE assicure future perdite. Pertanto risulta sfrontato chiedere agli Stati membri maggiori risorse per affrontare le difficoltà derivanti dalle decisioni di una Commissione che non intende correggere la rotta per riportare il bilancio UE su un terreno sostenibile. I soldi dei contribuenti europei vanno amministrati con diligenza e senatezza e se la Commissione non intende farlo ne trarremo le dovute conclusioni. Grazie.